Give me the green light, give me just one night, I'm ready to go right now. Alla partenza troviamo ora gli atleti della G6. Comincia l'ultima gara. Già nel corso del primo giro è un atleta della Ronco a rompere gli indugi e a provare ad andarsene. Guida l'inseguimento alla Monte Clarense con ben 4 atleti sulla testa del plotone. Ripresa l'atleta della Ronco, sotto la spinta di Bornato e Monte Clarense, il gruppo si spezza in 2 tronconi principali. Anche se in questo momento l'andatura è decisamente calata. Ci avviciniamo all'arrivo, comincia l'ultimo giro e a lottare per la vittoria troviamo un gruppo di circa 20 atleti. E anche con il buio il più forte rimane Coccoli Cristian della Monte Clarense, che precede Pasini Sebastiano della Bornato, Zanni Simone della Valle Sabbia, Multari Manuel della Mazzano e Bontempi Duca del Rodengo Saiano. Tra le ragazze vince Gasparini Erika della Ronco davanti a Signoroni Licia della Capriolo e Bettenziana Vanessa della Ronco. I'm running out of patience cause I can't believe what the hell I'm hearing. And speaking of hell, it don't compare to this.